Max Giusti, comico, presentatore, insomma, un artista a 360 gradi, ma qual è la tua vera passione? La mia vera passione è il tennis e il motocross. Sono le mie passioni. No, no, la mia vera passione è il mio mestiere, ma mi piace fare cose nuove, mi piace sempre rinnovarmi e la cosa che mi piace di più è sempre il progetto che sta per arrivare. Oggi hai fatto divertire il pubblico vassese, hai regalato tantissime emozioni, ma che cosa che regala a te il pubblico di solito? È il buon umore, come hai visto stasera ho cercato di fare un intervento il più carico possibile, ho cercato di come fare una grafica, una selezione del mio repertorio e spero proprio di averli divertiti, mi sembrava proprio di sì. È sempre un rammarico poi alla fine quando scendi da un palco perché vorresti che la festa non finisse mai, non solo per il pubblico ma anche per me. Hai accennato anche a un tuo progetto futuro in TV, dove ti vedremo? Mi vedete su Rai 2 tutti i lunedì sera dal 18 settembre in prima serata con Fake Show diffidata dalle imitazioni. Gianni Petroro torna anche quest'anno alla festa del ritorno, un momento di condivisione all'insegna del ricordo. Qual è il tema di quest'anno? Noi cerchiamo tutti gli anni di dare un significato a questa giornata, che è sicuramente un benvenuto a tutti i nostri vastesi che sono in giro per il mondo. Quindi è un momento sicuramente di ricordo, un momento in cui ricordiamo anche la sofferenza dei nostri genitori, dei nostri nonni che sono partiti, e questo è un giorno particolare per passarla a trascorrere serenamente insieme a noi. Diciamo che questa sera avremo qualcosa in più, ricorderemo 30 anni della benedizione della croce di Montevecchio, che è una croce dedicata a tutti gli emigranti che non sono più rientrati nella nostra città. Il premio quest'anno andrà a Luca Molinari, con quale motivazione? La motivazione è che ha fatto crescere, diciamo, ha fatto conoscere la nostra città nel mondo, quindi è una persona di estrema, estrema importanza ed è un onore per noi farlo conoscere a tutta la Quale città. emozione si prova ogni anno? Allora, innanzitutto c'è un ricordo che va, diciamo, alla mia famiglia, quindi a mio padre, quindi io sono qui perché in qualche modo mio padre ha voluto che questa storia continuasse e quindi gliela devo, come figlio lo devo sempre ringraziare per cui questa cosa mi crea una particolare attenzione, una particolare emozione per questa serata. È una serata tanto attesa in città da anni, è oramai entrata nell'istituzione, nella storia di Vasso, la città si raccoglie intorno alla festa del ritorno in onore di Don Silvio Petroro, un mecenate, un uomo buono che tanto ha fatto per Vasso e per la sua comunità, ma che soprattutto ci teneva a premiare, a ricordare quelli che sono andati via da Vasto per lavoro, per il sacrificio, per il bisogno, per tanti motivi e che oggi ritornano a vedere la bellezza della nostra città e a premiare soprattutto questa festa, i grandi talenti, le talentuosità che sono in giro per il mondo. Oggi il dottor Molinari, ieri tanti altri bravissimi professionisti, domani tanti altri. Grazie a Gianni Petroro, alla sua famiglia, grazie a Don Silvio e grazie soprattutto per i tanti monumenti. Oggi ricorrono anche i 30 anni della Croce di Montevecchio, un simbolo di pace, di fratellanza, un simbolo a favore di Vasto.